tutti. Io penso che il tradizionale evento con il quale noi consideriamo il rapporto dell'ISPO quest'anno si carichi di significati assolutamente straordinari. E d'altronde l'ottima relazione svolta poco fa dal Presidente già ce ne ha dato la percezione. Noi viviamo in un tempo nel quale possiamo tranquillamente dire che il futuro non è più quello di una volta. E se l'anno che lasciamo ormai alle nostre spalle è stato caratterizzato da una sorta di condizione generalizzata d'attesa che segnata dalla gelata, indifferenziata quasi, della domanda globale di beni e servizi, è evidente che il 2010 si presenta come anno diversamente complicato, nel senso che si è rimesso in moto il commercio globale, i segni della ripresa ci sono, ma con caratteristiche che non possono essere assolutamente ricondotte a quelle del tempo precedente la crisi. E quindi non soltanto c'è quel ritardo del ciclo occupazionale rispetto a quello economico che rientrerebbe negli schemi tradizionali, ma c'è qualcosa di più e di diverso. Il mondo sta cambiando profondamente, perché all'origine di quella crisi non era solo l'instabilità degli intermediari finanziari, che semmai era espressione anch'essa delle ragioni più profonde, di quelle ragioni che sono state variamente analizzate, che ci conducono in primo luogo a considerare i grandi movimenti demografici che sono forse il modo con il quale capire meglio le dinamiche che stanno intervenendo, ed il fatto che certamente è finito quel periodo durato circa due secoli che possiamo chiamare del colonialismo, periodo nel quale una minoranza organizzata del mondo campava su una grande maggioranza disorganizzata. È finito il tempo di un sistema nordamericano capace di sostenere l'intera economia globale. Assistiamo a straordinari cambiamenti nelle gerarchie geoeconomiche e quindi anche geopolitiche, e sappiamo noi europei di essere nel punto tendenzialmente più debole del sistema. La ripresa quindi già ora, non solo quindi per ciò che potrà determinare negli anni futuri, ma già ora, già nel 2010, ci darà una netta percezione dei significativi spostamenti che si stanno producendo nelle aree del mondo. Basti guardare in queste ore, in questi giorni, al dinamismo di quelle economie che fino a poco tempo fa chiamavamo emergenti e dei poli che intorno ad esse si sono già aggregati, si vanno ulteriormente aggregando. La vecchia Europa rischia il declino, rischia un fenomeno che qualcuno ha chiamato del rattrappimento baltico, cioè di uno sviluppo povero, cioè di poca entità e per lo più rattrappito verso la portualità del Baltico. L'Europa deve assumere la consapevolezza che in alcuni dei suoi paesi membri, tra i quali eventualmente di rivenire il nostro, ma come non di meno Francia e Germania, si è già consolidata la consapevolezza che l'Europa ha una possibilità di organizzare una nuova stagione di sviluppo, ma a costo di un consistente riposizionamento geoeconomico e quindi conseguentemente anche delle sue imprese. Un grande storico riposizionamento che deve portare l'Europa a superare quella rendita di il suo posizionamento su una rendita di posizione che non c'è più e che era data dall'asse transatlantico, per cercare invece una dimensione paneuropea, cioè una dimensione di forte integrazione continentale, contemporaneamente determinandosi in una altrettanto forte dimensione mediterranea, perché
ragionevolmente il Mediterraneo può rappresentare quella quarta economia emergente dopo quella che si è già evidenziata intorno a Cina, India e Brasile, e una quarta economia emergente che l'Europa continentale tutta ha interesse ad alimentare, condividendone un domani e anche però presto i dividendi conseguenti. Si muovono in questo senso le relazioni internazionali del nostro paese, si colloca più che mai in questo ambito il dossier energetico per evidenti ragioni. Le imprese sono portate necessariamente a un riposizionamento diffuso, in parte questo per fortuna era già avvenuto prima della crisi, pensiamo a quelle tante imprese manifatturiere che si sono terziarizzate in primo luogo organizzando nel sito storico di loro insediamento delle funzioni direzionali, delle centrali terziarie e quaternarie che hanno già saputo attrezzarle rispetto al mercato globale in modo da distribuire sempre in modo ottimale produzione, distribuzione, qualche volta anche finanza nella dimensione globale, in modo da cogliere tutte le opportunità là dove si determinano, evitando quindi l'effetto di spiazzamento che avrebbero se rimanessero attardate sui tradizionali mercati di esportazione come quello tedesco o come quello nordamericano o qualcos'altro ancora del vecchio mondo. Questo che molto schematicamente e rozzamente richiamo ha un effetto sui mercati del lavoro, perché come dice anche il rapporto ISPO e come ci dice la stessa Commissione Europea insieme a Cedefop, alla sua ottima agenzia diretta da una bravissima italiana, noi assisteremo con ogni probabilità già a partire dalle prossime settimane, dai prossimi mesi all'esigenza che dovrà essere soddisfatta di potenti migrazioni di lavoratori da una competenza all'altra e spesso da un lavoro all'altro. Cioè già il 2010 e questa fine del 2009 ci consegnano un quadro intensissimo di ristrutturazioni, riorganizzazioni paragonabile a quelle che in Italia abbiamo conosciuto all'inizio degli anni 80, quando la grande impresa tutta procedette a riorganizzazione e ristrutturazione e noi raggiungemmo i picchi mai più superati neanche in questi ultimi mesi di impiego degli ammortizzatori sociali. Io ricordo le grandi ristrutturazioni della chimica, della siderurgia, della cantieristica, dell'alluminio, della, e chi più ne ha più ne metta, che si realizzarono allora e insisto, ricordo l'uso e l'abuso degli strumenti di protezione del reddito in quel tempo, ricordo anche le code lunghe purtroppo dell'abuso degli ammortizzatori sociali negli anni successivi, e però per certi versi credo che questo cambiamento sarà qualcosa a cavallo tra quella riorganizzazione all'inizio degli anni 80 e quella grande rivoluzione sociale che abbiamo conosciuto con l'industrializzazione del dopoguerra, quando moltitudini si trasferirono dalle campagne alle fabbriche. Qualcosa diciamo a metà strada fra i due fenomeni, che possiamo anche semplificare nel termine di una poderosa terziarizzazione, che non significa l'abbandono della dimensione industriale, ma significa spesso nella stessa storica dimensione industriale, come dicevo prima, il passaggio, l'evoluzione verso competenze di carattere più terziario, perché generalmente spesso la vecchia fabbrica così si trasforma. Io vengo da una regione nella quale voi spesso trovate un opificio tradizionale, dal punto di vista fisico è lo stesso che si poteva vedere tempo fa, un po' riorganizzato, ma è sostanzialmente la caratteristica è quella dell'impianto, del contenitore di un impianto di produzione seriale. Poi aprite la porta, andate dentro uno dei calzaturifici di Montebellone e non trovate una produzione, e trovate però quell'opificio storico riempito di funzioni terziarie di vario genere, da quelle più povere o meno ricche a quelle assolutamente più ricche.